Benvenuti a È tutto vero su Videotop. Questa settimana ospite Edoardo Raspelli. Grazie per essere qui con noi. E, insomma, ci faremo raccontare un po' del suo lavoro. Ma partiamo dalla, ai noi, la notizia della settimana, che tra l'altro noi abbiamo anche così un certo. po' indagato, ecco, ovvero cosa è successo con Melaverde, perché sappiamo tutti, volto di Melaverde ormai dal 1998-99 e ti arriva o meglio scopri casualmente che le ultime puntate di questa edizione non saranno condotte da te. Quindi dici tu cosa è successo. Allora, tutto è cominciato l'anno scorso a maggio, quando io non ho potuto partecipare subito a una registrazione a fine maggio perché avevo una pulizia di uno stent. Lo stent è il tubicino che ti mettono quando succedono degli infarti o del genere, un infarto che ho avuto 20 anni fa, e me l'hanno ripulito e io non sono potuto andare subito a registrare. A Canale 5 a media si sono un po' spaventati, oddio, questo ci muore come Molière sul set. L'hanno operato al cuore, che non era un'operazione al cuore, insomma, era un'operazione di routine, era comunque con i suoi rischi, ma insomma. Non è un raffreddore, però ecco. Io sono arrivato in ospedale con la mia macchina la mattina dopo, ne sono ritornato alla mia macchina e sono andato a giocare a tennis, al Wing Master di tennis. Quindi stavi benissimo. Bene, però giugno, luglio, gran fatica, grande caldo, fermiamoci un pochino, va bene, obbedisco, e 7 puntate la fate un altro. Ho ripreso settembre a ottobre, quindi sono stato in onda ottobre a dicembre regolarmente, a gennaio ho ripreso e come sempre il contratto era parziale, cioè gli accordi erano avrei fatto 7 puntate, anche perché mi dicevo che c'erano dei ritardi da parte di Medis per il produttore. Va bene, non ci sono problemi. È arrivato però 7 puntate, che facciamo adesso? Dove vado di bello settimana prossima? Vado in Val Camonica, a Cuneo, a Brescia o a Modena a fare il culatello, a Parma a fare il culatello. E nessuno mi diceva niente. Sono andato dal direttore di Canale 5 su appuntamento che mi ha dato, c'era anche il vice direttore del casting e mi hanno detto: "Vai Edoardo, le prossime 7 puntate non le fai tu ma le fa un'altra persona." Ah, va bene. Ma è vero tra l'altro che mentre tu parlavi appunto con loro di queste 7 puntate mancanti c'era già la troupe pronta giù in strada a partire? Sì, era, infatti io ho detto al direttore: "Ma scusa direttore, oggi è mercoledì, io di solito mercoledì parto, sono 4:30, dall'altra parte della strada di Viale Europa c'è una macchina con un'altra squadra con una persona che condurrà, che non sono io." Tu lo sai, gli ho detto, che anche le cameriere si danno gli 8 giorni di preavviso. Neanche come una cameriera, insomma, voglio dire, almeno 7 giorni, 4 giorni d'anticipo, vuoi darmela? Ma c'è una spiegazione, perché insomma, nel senso, quando si decide di cambiare un conduttore o una conduttrice, di solito si parla di ascolti, e non è il caso di Melaverde, perché almeno insomma, a noi risulta che, vedendo Dati alla mano, che è un programma che è sempre andato bene, allora, insomma, non ci sono stati problemi di audience. Allora, i contratti sono stati rispettati, perché il contratto era terminato, quindi avevano tutta la libertà di fare quello che vogliono, per l'amore del cielo, me le guardo bene. Però non ho capito, prima dovevo dirmi un pochino prima. "Ah, ma no, abbiamo avuto dei problemi con Celentano a Verona, ci siamo distratti, ci siamo dimenticati." Vabbè, grazie. Ma il motivo qual è? Ditemelo, voglio dire, sono invecchiato, non dimostro più i miei 45 anni, ne mostro di meno, faccio fatica, bestemmio in diretta, perché capite anche quello. Oppure chiamo Siracusa una cittadina come ha fatto qualcun altro. Che poi tra l'altro devo dirti che anche noi in redazione abbiamo ricevuto un sacco di insomma mail anche di protesta per questa decisione, perché in realtà poi il pubblico, lo sappiamo, si affeziona. Certo. E quindi questo immagino ti farà piacere. In sì. realtà c'è stata una sorta di sollevazione in rete, perché tutti si chiedono perché Edoardo Raspelli. Posso fare una citazione colta? Certo che visto che devi, ho fatto 7 anni di liceo classico. Allora, a un certo punto Dante chiede: "Ma perché succede così?" Non so se era paradiso, inferno, purgatorio, perché Dio fa così? E Virgilio risponde: "Vuolsi così colà dove si puote quel che si vuole." Ecco. E più non dimandare, che vuol dire? Dante, non rompere le scatole, così si vuole e quindi benissimo. Così è. Però se mi dicessero perché, quando io ho chiesto perché, mi hanno detto: "Per esigenze di produzione." Va bene, esigenze di produzione, ma quali sono le esigenze di produzione? Le esigenze di produzione sono le esigenze di produzione. Ah, quindi
E, diciamo quindi, mi sono tenuto abbastanza. Mi sono tenuto la curiosità e la delusione, anche perché Mediaset, per amor del cielo, mi ha dato moltissimo, mi ha dato anche un po' di soldini, non tantissimi, ma non mi posso certo lamentare. Però diciamo che ti sarebbe piaciuto, almeno in virtù anche del rapporto che ti lega, avere una spiegazione. 20 anni, un po'. 614 puntate di Melaverde, sono arrivato dopo 4-5 puntate dall'inizio, sono sempre stato l'unico uomo, l'unico maschio, a parte il primo Tony Garrani, a condurre Melaverde. Quando ho avuto l'infarto di 20 anni fa e poi un problema di gambe, 2 settimane saltate, sostituito da una bravissima donna, femmina, diciamo così. E non me lo so spiegare. No? Però per la partenza invece della stagione successiva ti sono state già confermate delle puntate? Mi hanno detto che le prossime, quindi l'edizione 2019-2020, le prime 14 le facciamo a metà, così mi hanno detto, vedremo un pochettino. Quindi anche lì comunque ti dovrai dividere, insomma. Come dire, 7 le fai tu e 7 le fa... Basta sapere le cose, magari... Ma tu sei preoccupato? Nel senso, ti preoccupa un po' l'idea che possano decidere di... Non mi preoccupa, allora, sono tranquillo dal punto di vista lavorativo, perché ho anche abbastanza altre cose da fare, le battute per poter respirare un pochino, per amor del cielo, veramente mi va anche bene. Però dovevano dirmi, guarda, non ce la fai più, dici delle bestiate, sei vecchio, sei... Però, oppure la trasmissione va male, gli ascolti vanno male, oppure abbiamo fatto un'indagine e non mi piace più la gente. Francamente, da quello che io ho visto e che tu hai visto su Facebook, per esempio, io non ho mosso nessuno, assolutamente. No, è vero, c'è stata una vera e propria sollevazione spontanea. Va detto che tutti rivolgono Edoardo Raspelli alla guida di Melaverde continuità. Sai, io credo che certe decisioni prescindano dal desiderio del pubblico, non l'abbiamo visto anche su altre trasmissioni, su altre qua. Quindi sono un po' fatalista. E poi ripeto, vuolsi così. Colà, dove si può, quel che si vuole, e non rompere più le scatole, aspetta. Parliamo allora del tuo ruolo di critico gastronomico, no? Nel senso che, cioè, io la domanda in realtà questa è più una curiosità, ovvero da bambini si sogna, no, un po' che cosa vuoi fare da grande. Tu hai sempre desiderato fare questo nella vita o avevi altri sogni? E poi, non so, per così contingenze, anche con incontri che si fanno, perché per esempio nel mio caso io non sognavo di fare la giornalista, sognavo di fare la fisioterapista, va detto così, per cui tutti ridono quando lo racconto, perché in effetti sembra strano. Poi devo dire che invece la vita mi ha portato, ecco, sì. Per cui tu hai sempre sognato di fare questo nella vita o sognavi altro e poi ti ci sei trovato? Io sognavo di fare il giornalista perché mio padre scriveva sui giornali, perché arrivava a casa negli anni 50 col Corriere della Sera infilato in tasca e con la Libertà di Piacenza sulla quale lui scriveva. Però era appassionato di gastronomia, recensivo la guida all'Espresso allora c'era solo la guida Michelin, da parte della gente. Cosa facevo? Allora la Michelin si guardava bene da dare l'elenco dei bocciati, oltre a quello dei promossi. Allora io prendevo le guide, pagina per pagina, ci mettevo un giorno e facevo l'elenco dei bocciati. Ecco. Fare l'elenco dei bocciati e pubblicarlo su un giornale che allora vendeva 150.000 copie era veramente un grosso scoop e un grosso risalto. E un grosso rischio anche, perché io so che, insomma, fare il critico gastronomico, uno pensa che sia un lavoro tranquillo, passami il termine, però so che ti sono capitati, o almeno un episodio spiacevole ti è capitato. Allora, mi sono visto arrivare una cura da morto sotto casa, ha consolito il nostro caro Edoardo, ma poi è una cosa ancora peggiore. Un giorno mio amico era un importante sommelier, però ex poliziotto, e noi sappiamo che ci sono gli informatori, gli avevo informato che volevano farmi fuori, e mi fa: Edoardo, sono riuscito a non farti sparare, a non farti ammazzare. Cosa ho fatto? Poi volevano solo spararti alle gambe, no? E poi ho detto, poi totale più di te niente. Ma mi dici cosa fai? Ecco, esatto. Ma tu non hai recensito il ristorante dei tali di Milano? Sì, e non gli hai fatto il faccino nero per il ristorante fettente la settimana? Sì, ma sai di chi era quel ristorante? No, Francis Turatello. Ti faccio allora un'ultima domanda. Dicono che il cibo del futuro, visto tutti i problemi che ci sono, anche allevamenti, non allevamenti, problema del surriscaldamento, eccetera, si andrà verso tutto il reparto insetti.
farine di grillo, insomma, ci sono un sacco di insomma, articoli che sono usciti a proposito appunto di questa cucina del futuro che ci porta in quella direzione. Ma davvero noi arriveremo a mangiare insetti? Ho visto anche lì delle foto che... Io sono una buona porchetta, lo ammetto, però devo, non devo capire che cosa ho nel piatto, forse è quello. Vedere, ecco, magari il bruco proprio, non so, o la cavalletta, insomma, fa un po' impressione. Noi, voi, loro, non lo so, io sicuramente dimagrisco, perché non, ecco, a me solo il pensiero di mangiare quelle cose veramente lo trovo stomachevole. Così come non mangerei cose che nel passato, o anche nel presente in altri posti, mangiano, tipo cani, gatti, per l'amor del cielo. No, no. Edoardo, grazie di essere stato con noi. Noi speriamo di risentirti presto, magari con delle novità positive. Sappi che qui c'è un sacco di, insomma, c'è un sacco di gente che fa il tifo perché Edoardo torni a tempo pieno a Mela Verde. Grazie. Tra l'altro, grazie per l'intervista che ci hai rilasciato, appunto, per raccontarci anche su Vero la tua esperienza con Mela Verde. Grazie anche perché non sapete, ma Edoardo ha preparato per noi anche delle ricette per la festa del papà, e quindi insomma chi volesse così sbirciare qualche dolce da preparare per la festa del papà troverà Edoardo con appunto le mani in pasta. Quindi a prestissimo, e qui da È Tutto Vero, grazie mille per averci seguito qui su Videotop.